Aspetta, Perché non guarda. parli? Guarda, ecco, è pronto il tuo panino. Grazie. Si dice grazie, eh? Mangia il panino, dai. Brava, piano, eh? Tu già vuoi il panino? No. Vabbè, non me lo faccio io. Io ho freddo. Eccomi. Allora, sto andando da Sara. Ma prima devo passare al Conad perché devo prendere delle cose per me e devo prendere anche delle cose per lei. Cioè due cose per lei in realtà, gli ho chiesto io se per caso le servivano, visto che andando su passava il Conad, se le serviva qualcosa. Quindi adesso andiamo. Ci muoviamo nel senso perché non è che posso andarmi a schiantare. Passaggio a livello chiuso stavo pensando di video che riguardano i brossè a parte, di non metterli più dentro i vlog perché capisco che magari se a qualcuno non interessa proprio, c'è il telefono sporchissimo, non so come. Non gli interessa magari i brochet, cioè guarda un pezzo di video, poi non guarda più perché non gli interessa i brochet. Allora li farò poi finiti i vlogging, vi faccio vedere i due cataloghi, così facciamo un video a parte, così chi vuole lo apre e lo guarda. A chi invece non interessa non lo guarda e boh. E quindi penso proprio che farò così. Vi metterò un sondaggio anche su YouTube, così almeno potete esprimermi la vostra, cioè l'avrò già messa a questo punto in realtà se riesco, così potete esprimermi la vostra opinione, perché comunque alla fine siete voi che guardate i video, quindi se la maggioranza dice che i pezzi di Ivrochet, perché una ragazza già me l'ha scritto, che i pezzi di Ivrochet all'interno di un video che dovrebbe essere un vlog, anche se è quello che faccio io durante il giorno, però non gli piace, io evito di inserirlo e faccio dei video proprio a parte dedicati solamente a quello lì, così almeno la gente, a chi non interessa, non si stufa a guardarlo. Speriamo che arriva presto il treno, speriamo che non ci sia troppa gente al Conad, perché non ho proprio testa di stare troppo tempo dentro il supermercato. Perché volevo prendere le costine, doveva prenderle Maurizio quando è andato domenica. Ma all'Eurospin non c'erano più costine, allora guardo se le trovo qui al Conad, perché per il 1° di novembre abbiamo sempre fatto, anche quando c'era ancora la mamma di Maurizio, cece costine, e allora vorrei farlo anche quest'anno. E boom, siamo arrivati.
aspettando questo benedetto treno, che non c'è nada da arrivare, perché si è perso per strada. E lì dietro c'è Tia, ma non la vedete, infatti per quello che l'avevo messa lì, però poi quando, se devo portare altre persone in macchina è scomodo, devo sempre stare lì, sposta, risposta, no. Oggi pomeriggio poi vedrete un cambiamento che farò e devo anche rimettermi la crema, ma comunque la mia pelle, anche solamente con un, perché l'ho messa due volte, però una volta l'ho messa subito quando mi ha varato il campioncino, adesso invece sono passati 3-4 giorni, ma è ancora morbidissima, inizia ad essere un pochettino, si sente che è un pochettino disidratata, ma molto non secca come quando ho messo la crema la prima volta, quindi oggi voglio andarmi a dare proprio una bella pulita profonda al viso e mettermi di nuovo la crema, perché è veramente, quella lì è veramente fantastica. E poi la nostra responsabile di zona ci ha consigliato di provare per le borse e per le occhiaie un contorno occhi, ha detto che lei da quando lo mette non le serve più il correttore, quindi volevo provarlo. Adesso poi c'è anche una buona offerta su quello lì e quindi mi piacerebbe provarlo, perché visto che io non mi trucco tanto, soprattutto non riesco, ho una pelle un po' strana e quindi non riesco a mettere, devo ancora trovare quello giusto, diciamo, per tipo fondotinta e cose così. Allora, se riuscissi almeno a eliminare le occhiaie in quella maniera lì, con quel contorno occhi lì, sarebbe già ottimo, no? Così almeno, già che non mi trucco, almeno non sembro un panda, visto che ho queste occhiaie. E adesso sicuro, spengo la macchina e arriva il treno. Sicuro. E quindi niente, quindi vorrei appunto provarlo. Perché poi, come vedete, cioè, tante volte sono sempre di corsa e non ho il tempo materiale di truccarmi. Però ho visto che ci sono anche dei bellissimi tipo balsami labbra, che va bene anche solamente così burro cacao, oppure ci sono dei, allora, a me non piace tantissimo il rossetto. Sono più per i lip gloss ed è sempre stato così anche quando ero più giovane. Ho sempre preferito i lip gloss. Ce n'era uno soprattutto che era un marroncino che era il mio preferito. Mettevo sempre solo quello praticamente. E devo guardare, cioè sicuramente c'è perché comunque è un colore che si usa tanto. Quindi volevo anche poi prenderlo, però un pezzo alla volta perché non posso prendere tutto. Adesso, per esempio, nell'ordine che devo fare, oltre al calendario dell'avvento che apriremo insieme durante i Vlogmas, che quindi anche nel discorso di prima sarà un piccolissimo pezzettino, cioè apriamo la casellina di quel giorno, guardiamo che cosa c'è dentro. Boh, finito lì, non è che dura 6 ore l'apertura, cioè non è che apriamo tutto il calendario dell'avvento. Ogni giorno apriremo la casellina e sto preparando, arriverà presto un nuovo unboxing, diciamo, di un altro calendario dell'avvento per bambine, questa volta qui, perché sto raccimolando i regalini da mettere nel calendario dell'avvento poi delle bambine. Non faremo grandi unboxing di calendari quest'anno perché comunque io li pago, ma non me li regala nessuno e sono costosi comunque, anche se magari sono 15 euro, però se iniziamo a fare 15 euro, 15 euro, 15 euro sono soldi e quindi ne facciamo pochi. Cioè avevo fatto quello lì che con i trucchi di quello sarà praticamente, i trucchi di quelli lì saranno per Giorgia praticamente. E quello delle bambine di oggi sarà appunto per le bambine, cioè di oggi, quello che vi sto dicendo adesso sarà per le bambine
E poi ne ho preso ancora un altro che però mi deve ancora arrivare. Pia si sta spazientando, il treno non arriva e a me viene tardi. C'è uno che ha deciso di andarsene perché si sta mettendo troppo tempo il treno. Non so io come mai ci sto mettendo così tanto. Comunque, appunto, sarà quello lì e poi ce n'è ancora uno che non mi ricordo cosa c'è. Forse ci sono trucchi sempre, però quelli lì volevo darli alle bambine perché sono un po' più, non solo da bambine, però sono un po' più, diciamo così, ecco, quelli dell'altro calendario erano un po' più particolari, diciamo che vanno meglio per Giorgia. E invece per i maschietti sono in assoluta difficoltà perché per loro è difficile. Se voi avete idee su che cosa potrei mettere nel calendario dell'avvento dei maschietti, fatemelo sapere nei commenti. Le idee, come vi ho detto, sono sempre ben accette, assolutamente. E niente, adesso vi saluto perché sono 10 minuti che parlo e quindi ne avrete già le ballonzole piene. Speriamo che questo treno arrivi in fretta. Sono arrivata a casa, adesso vi faccio vedere quello che ho preso al Conad. Mi sono fermata al Conad City che ho qua vicino e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, iniziamo subito da queste crocchette. Marchio Conad Pet Friends Mini per cani adulti da 1 a 10 kg con pollo e riso, le ho prese per Olivia, magari cambiando gusto proprio di crocchette, proprio perché sono diverse e magari gli piacciono. Invece per Oggy ho preso queste qui, medio grandi, sempre lo stesso gusto. Poi questi che veramente vabbè, quelli. Poi una lampadina, così la cambio in cucina, vediamo se ce la facciamo. Vi lascio lo scontrino in fondo. Ci sono due pezzi che sono quelli che non vedete nella spesa, sono quelli che ho preso per Sara. Due di questi wurstel di puro suino, che sono ovviamente, ho guardato, senza glutine e senza lattosio. Poi 6 di questi wurstel pollo e tacchino, che anche questi qua sono senza glutine, senza lattosio, sono del marchio Conad. Poi ho preso per i cani questo patè con mangio e verdurine della Caesar, selezioni dell'orto, perché tanto se gliene do un'intera gli viene poi mal di pancia. Allora gliene diamo metà a testa. E quindi abbiamo cioè, ho voluto cambiare, prendergli delle pappe anche un po' diverse. Questa qui che mi sconfinferava un sacco, della Special Dog Excellence, Pâté Fruit con pollo, riso e ananas, anche questa qui sempre divisa. Poi della Caesar ho preso questa qui, ricetta classica, delicato patè con mangio e pollo. Questa qui, sempre della marca, della linea Pet Friend Pâté con agnello e pollo. Poi le sottilette, queste qui finette classiche, che sono, ho letto dietro, ecco scusate, sono senza glutine. Poi la mortadella, sempre a marchio Conad, che è senza polifosfati aggiunti, senza proteine del latte, senza lattosio, senza glutine. Poi invece per il micino ho preso sempre marchio Conad, Fufi, questo tonno con riso e surimi al gusto granchio. E questo qui tonno con riso. Adesso prendo l'altra borsa. Ho poi preso questi croccantini con carne, pollo, coniglio e verdure,
per Manuel. E poi, sempre per i cani, ho preso questi bocconcini con pollo e tacchino e questi altri con manzo. Di papa per il gatto non ne ho presa tantissima perché tanto c'è solamente Manuel, qui ce ne sono 6. Sabato vado poi di nuovo a fare la spesa per la prossima settimana e quindi prenderò poi delle altre pappe magari, no? Ho preso 2 cavolfiori perché erano piccolini a 1,90 € perché erano in offerta 0,97 al chilo. E poi non riesco a tirarle fuori con una mano sola. Qui ho preso 20 costine. Aspettate che ce la sto facendo, ok? Perché volevo vedere dov'era il bigliettino. Non c'è più. Ah. Ok, 20 costine di suino, 2,5 kg, stavano a 7,10 € al chilo, ho pagato 17,86 perché appunto il 1° di novembre facciamo generalmente sempre ceci e costine. Quindi questi acquisti che ho fatto sono tutti qua, praticamente era una spesa più che altro per gli animali. E niente, ho preso anche queste, appunto, le pappe con questi gusti un po' particolari, così vediamo se gli piacciono. Queste qui ve le ho fatte vedere, no? Pet friend con manzo e pollo. E basta, poi lì ci sono gli altri würstel al pollo. E boh, basta, quindi adesso vado a prendere le bambine che stanno arrivando Come qui con sempre è me. arrivata l'ora del pranzo, c'è un bel sole fuori ma la cucina è buia. Comunque, ho messo sul latte in questi 2 pentolini, scusate, la cucina è sporca, e per fare il purè quello in buste. Qua ci sono le patate per fare il purè a Gabriele. E poi qui c'è invece quello da mettere in microonde. Ho messo 300 ml di latte, 300 ml di acqua anche nei pentolini. E poi qui va versata subito la busta, mescolato e messo a cuocere in microonde. Invece nei pentolini va portato ad ebollizione, poi si spegne, si butta la busta e si mescola. Comunque ve lo faccio poi vedere quando saranno finiti. Perché oggi mangiamo questo con i würstel che ho preso al Conad. Dovevamo mangiare gli hamburger, ma se vi ricordate li abbiamo mangiati l'altro giorno e quindi oggi mangiamo i würstel. E niente, quindi adesso vado a finire di preparare così e devo ancora finire di mettere a posto la spesa. Allora, eccole, questa qua è la porzione che ho preso io. Le consistenze sono diverse, fatta al microonde e fatta nel pentolino. Io la preferisco nel pentolino, questa qui, cioè nel microonde. Questa qui è quella con i funghi, poi questa qui invece è quella con formaggio ed erbe fini e questa invece con carotine e non mi ricordo quale altra verdura. Comunque il gusto è buono. Devo dire che non è malvagio. Certo è che una purè di patate fatta fresca è molto meglio. Normalmente non le compro per 2 motivi. Uno perché la purè è facilissima da fare e anche abbastanza veloce. Due perché non sono senza glutine e Gabriele poi non la può mangiare, quindi non ha senso prendere delle cose che poi lui non può mangiare. Bene, adesso vado a mangiare. Ciao! Allora, dopo aver guardato Planes, sì, per metà praticamente, dobbiamo ancora finirlo. Io ho da sistemare tutto questo perché
Loro stavano facendo i compiti, io sono stata a dire con le piccole così stavano brave, così loro potevano fare i compiti e tutto. Però adesso devo preparare la cena. Qui c'è la pentola per noi e lì quella per Maurizio e Gabriele per fare la polenta. Per Maurizio e Gabriele uso questa qui che prendo al Bennett. Ed è senza glutine, invece per noi userò questa qua che ho preso all'Eurospin. E niente, la nostra la andrò a usare tutta, invece per loro faccio solo 400 grammi e faremo la polenta concia. Quindi adesso, appena poi andiamo avanti che facciamo tutto il resto, vi faccio vedere bene come faccio la Sembrano dei polenta. cristalli. Sì, come faccio la polenta è molto interessante in effetti. Poi vi faccio vedere come faccio la polenta e come poi la andiamo a condire e la mettiamo nel forno. E nel frattempo metto a posto questo casino e poi dopo vorrei anche fare la torta col kefir. Adesso, invece di star qui a girare ore e ore, ho visto fare da Benedetta, come ho già fatto anche lì, di abbassare fuoco. Però noi lo mettiamo su questo perché quello lì è troppo grosso e se no si brucia. Scusate i fornelli sporchi. Così. Vado a spostare la pentola. No, aspetta. Accendo. Non ti fa bruciare, grazie. Spostiamo la pentola. Adesso mettiamo il coperchio. Lasciamo qui che vada sola e ogni tanto giriamo. Anche qua sta facendo così. Intanto lei cuoce. Io ho già acceso il forno a 200 gradi, adesso imburro le teglie. Vi faccio vedere. Ho scelto questa rettangolare fatta così. Queste che sono. No, questa è da lavare. Comunque, queste due da plum cake. E ancora un'altra. Ah, e poi un'altra che devo dargli una lavata, che è rotonda, grande, d'alluminio. E poi adesso vediamo quale mettiamo qua. Sicuramente volevo fare, perché non so, di polenta ne è venuta tanta. Queste due senza glutine, e invece questo che è un po' più grande e quella rotonda col glutine. Vi faccio poi sapere. Ho imburrato la prima teglietta. La polenta senza glutine è pronta. Qui abbiamo sottilette da mettere in mezzo, formaggio grattugiato da mettere poi sopra, come affettato senza glutine abbiamo mortadella e poi il prosciutto cotto scelto e niente, qui c'è il burro che ho usato per imburrare. Quindi adesso vado a mettere uno strato di polenta. Ok. Aspettate, non so se me la dà. Fatto. Adesso mettiamo mortadella e E questo sottilette. passaggio Fatto, adesso rimetto sopra la polenta. qui Adesso sto facendo l'altra invece senza glutine. Qua invece di andare a mettere la mortadella, vado a mettere il prosciutto, ma poi sempre le sottilette. Faccio come per l'altra e niente, poi la inforno. Non ve le faccio vedere tutte quante, ve le faccio vedere quando le ho finite, prima di infornare. Sì. Lasciato due 700.000 No, sola la sottiletta. Immagino. Oh.